ragazzi, benvenuti sul canale VG Passione Games. Seconda tappa del Tour de France. La prima l'abbiamo fatta in live e poi l'ho postata sul canale. E è stata lunga, perché sono quanti chilometri, però è stata interessante, tant'è vero che, come diciamo vi ho detto nell'altro video, ho intenzione di fare tutto il tour sperando di finirlo entro settembre. Almeno una puntata alla settimana la faremo, se non due, la posteremo. E riandremo anche in live su Twitch. Ci sta che appunto la live la faremo anche un prossimo venerdì, non vediamo, un venerdì, lo sapete che il venerdì è dedicato a una delle serie, mentre il mercoledì è dedicato al calcio con PES, il lunedì e FIFA. Io parlo di Twitch ovviamente, però può anche essere che si riesca a fare una live fuori da questo orario, ma comunque sia garantirò la presenza del titolo di Tour de France anche diciamo durante la settimana su KPG Passione Game, registrando come adesso una. Bene, mandiamo la sigla del nostro canale e dopo ci ritroviamo qui con la seconda tappa col nostro Chicco, che è nome impronunciato, sapete, Chicco. Canto, vediamo un po' come mai fa così, ragazzi. Io l'ho già fatta, vai, conferma, vai con la sigla, ci vediamo dopo. Vai con la sigla. My body hurts, can't stand. Restart system. Bring me down, pick me up, that's a start. Always popping, zen. Allora, eccoci con il Tours, continua. Allora, qual era il nostro? 13.08, tappa 3, sì. Come mai ce abbiamo due? Siamo con Sky, noi siamo... Allora, attenzione, dopo il granito del salvataggio, sì, continuiamo. We were aiming for ok, place on this stage, terza tappa, perché le prime due l'abbiamo fatte con la prima serie, quindi con il primo episodio, quindi... Allora... Come ecco i risultati? Allora, ora la maglia di leader della corsa, confermo. Allora, no, ma io volevo... No, la maglia della tappa che finisce, che è successivo. Allora, noi siamo con lui, con Kim Scosco, lui, no? Quindi... Ok, vai. Vediamo un po' se si riesce, perché... Non vorrei che... noi si prendesse le somiglianze del diciamo di colui che è in testa, e questa non la voglio. Sono 200 km, ecco, diciamo che dal Belgio si entra per la prima volta in Francia, qui dopo tre tappe. Hi guys, let's start the briefing for this. Allora, ok, ma quella dopo c'è 200, sono sempre lunghi, gioca. Perfect for attacking, which should suit the punches. Gioca, vai. Sì, la conosciamo. Allora, lì con munizione radio, segui con la X, ristoro Y, attacca. Va bene. Favoriti sono Valverde, Martins e noi, ovviamente. Chicco, ragazzi, mentre sta caricando, io vi invito sempre a iscrivervi al canale. Allora, sì, noi ci siamo, con la magia di Pons. Vabbè, scegliamo lui. Hello everyone. Vai. Bellissimo, ragazzi, mi piace questo gioco. Ci avete avuto anche un minimo di soddisfazione anche con voi che l'avete visto, anche su Twitch. Ho visto che in diversi l'hanno visto. Allora, ora variamo da quello che era, di quello che è stato, diciamo, l'esperienza della tappa numero 2, cioè che siamo arrivati in fondo sfatti, stremati. Infatti qui si comincia piano piano. Lunga. Ora c'è subito la prima salita. Siamo piano piano, senza consumare energie. Poi andiamo in fondo, perché poi crollano un po' tutti. Quindi qui bisogna usare. Qui ci sono diverse montagne. No, stiamo un po' dietro, tanto falli andare avanti, un momento di gloria, ti lo vediamo. Attempt at a breakaway. Damogli un momento di gloria. Be a part of his objectives, because his teammates are already managing the time gap. He's trying to set up a counter-attack. Ma su 200 km, eh. Quindi lasciamoli sfogare, noi
siamo undicesimi, non ci interessa. Piano. The breakaway riders are increasing. Lui si mette a coda a noi. They are not dangerous for the overall standing. We can let them go. Change of leader in the overall youth standings. Diamo sci a lui. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. Vai, vai. Si sta scia. Lunga, 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 ragazzi. Questa è lunga, questa tappa lunga. È più o meno lunga come quella precedente, numero 2. Oggi ci facciamo una tappa, un episodio sarà una tappa. Meno che non ci sia una tappa più breve, allora magari ne potremmo fare due, ma valutiamo. Valutiamo queste cose. Vai, vai, vai. Noi siamo quelli. C'è la salita, Però siamo in salita. Qui c'è la salita. La più dura penso che sia questa. Penso che sia la più dura, ragazzi. La più dura dovrebbe essere. Infatti noi lasciamolo andare avanti. Non ce ne frega niente. Siamo 21esimi. Poi dopo si rimane dopo. Non si sta sciao lui. Magari ora. Siamo 60esimi, ma... non ce ne frega, perché tanto poi dopo siamo più forti e quindi di conseguenza possiamo tranquillamente essere i protagonisti delle... quello che diciamo è l'obiettivo di questa tappa, perché questo gioco, ma credo tutta la gara, che sia Tour de France, che sia il Giro d'Italia, la cosa importante è la strategia. Ora vince botta sto cidiollo. Perché poi alla fine, perché questa è la salita più dura, questa, ragazzi. Poi ci sarà una discesina. Poi vai, vai. Ok. Facciamo un po' gli sboroni. Non sfacciamoci, con calma. Ora c'è di nuovo un'altra salita e noi poi torniamo indietro, perché se poi ci si fa subito qui, a dire il vero nell'altra tappa avevamo vinto qualche... abbiamo preso diversi punti perché avevamo vinto siamo gli sprint delle salite, ma oggi io qui mi voglio vincere proprio la tappa. Qui c'è la discesa. Allora attenzione, perché ora si risale, Tanto ragazzi, in questo modo qui si scopre anche un po' i paesaggi del Tour de France, perché è fatto molto bene, Ho visto il 2021 dalle immagini su YouTube. Ovviamente è un altro tipo di gioco, però è sempre su questa farsalia. Ma notate i porpacci del nostro chicco. Ragazzi, vai a scia, vai a scia. Andiamo a scia a lui. Andiamo a scia a lui, così non si consuma benzina. He's a very good puncher who also rides very well on the flat. Siamo parecchio lontani. Ecco, l'unica cosa di questo gioco che mi potrebbe far piacere è il discorso. Scusate. È il discorso della. Eccoci la salita. Di una mappa per capire dove sono quell'altri. Allora si è sceso quello più lento, ma non ci interessa. E questa è la salita più dura, È quella più dura questa. Poi ci sono. No, ce n'è dell'altra. La più dura. È tra 4 e 3 che è il secondo, poi c'è un'altra discesona. No, questa è una tappa tosta, quindi non bisogna, perché sennò non si riesce a finire. Noi per ora le energie, questa è tosta, siamo proprio. Stiamo lì dietro, anche se siamo 15esimi non ce ne frega praticamente nulla. Bisogna giocare d'astuzia. Poi quando si arriva a fondo, perché poi anche in fondo c'è la salita, si finisce con la salita. Quindi è tosta sta, non c'è una discesa. Ci sono salite, discese. La tappa di montagna, via. E la morona lì, visita di giallo, E lei?
tutta slanciata. Dai, dai, dai. La cosa importante è che non siamo ancora arrivati al limite noi, eh. Questo è importante perché ora siamo in cima, ora si scende fra poco e magari in quella discesa possiamo cercare di attaccare. Oppure, boh, siamo nemmeno un terzo, eh. Però la prima punta, penso che sia la punta più alta. E non piove. Non piove. Manca sempre 183 km. Dal 5.35, dal gruppo siamo a 5 primi e 43-44 secondi. Si va piano. Ecco, la vetta della montagna, che non abbiamo vinto, ovviamente. Siamo arrivati in cima. Il punto 3. Eccoci. Ora da lì si scende. Ok, ora si scende, c'è una bella discesa. Ora per un po' questa era secondo me la vetta più alta. It doesn't really have a strong point that would scare opponents. Ma vai, noi per ora non si è ancora avuto necessità, si sta a scia, bisogna stargli a scia. He's a good puncher. You must keep a close eye on him on short climbs. Eh sì, poi ci sono le salite brevi. Poi c'è solo discesa e poi si ricomincerà con le salite. Vai, vai. Non è a scia, bisogna giocare così. Questo gioco bisogna farlo così. Poi dopo si fa gli scatti sull'ultimo, ma c'è sempre tempo. C'è sempre 178 km. C'è da ridire. A 50 km l'ora. Both Puncher and Rouleur, he can rely on his pace if he reaches the finish in a small group. Questo è quell'altro. Noi siamo 27esimi, quindi il gruppo è molto avanti. Ma tanto poi il gruppo si scoppia dopo. Andiamo lì dietro, c'è la discesa. E ora poi si riparte con la salita, quindi. Cioè noi bisogna stare in cima al gruppone per avere meno consumi di energie e non consumare le due borracce, ma dare tutto sull'ultimi chilometri, ovviamente, non gli ultimi metri, che sennò è inutile. Stiamo lì dietro, sì, falli andare avanti, c'è la salita, falli andare avanti. E ora si ricomincia a salire, però non è una salita a pendenza del 2,5, quindi non è come quella che era 5, mi sembra, ho visto male. The breakaway riders are increasing the gap. Viene del volo, ma non sono una minaccia in classe generale, lasciamoli fare, sì. Lasciamoli fare. He's a solid rider in the mountains and on the flat. Perfect to support a leader. È un episodio, una tappa, secondo me sono mezz'ora di episodio, quindi secondo me potrei anche postarne più di una settimana per andare avanti. Non so quante tappe sono il Tour de France. Mi informerò. E vi aspetto poi magari qualche altra tappa, magari più alta, più impegnativa, e magari c'è la neve, pioggia, cosa che ora non abbiamo ancora trovato. Ma il tempo è buono. Noi ci arriviamo a questo, siamo in fondo, 54esimi, non ci interessa, ripeto. La cosa importante è non arrivare alla barretta rossa, a consumare la barretta rossa. Per ora dopo circa 50 km siamo in forma. Quindi. The gap is decreasing. The peloton is... Peccato non è italiano, eh. O meglio, la parlata non è italiana.
Forza, forza! Dai, ragazzi. Tra le altre cose ho visto che su YouTube, ma anche su Twitch, non ci sono canali che postano esperienze del genere, se non, cioè il tour intero, a quanto mi risulta, no. Anche perché è lungo, eh. Però la prendiamo come se fosse una carriera. Il nostro chicco... Voglio preparare anche per questo video, ho preparato una copertina particolare. Quindi... Ecco la salita, vedi? Si sta salendo, ora si comincia la salita, ma è dolce, è 2%, però... porta via, siamo in mezzo al verde, eh. Si sta penso che siamo sempre in Belgio. In front, he's the best placed in the overall standings. Vai, vai. Vai, Chicco, stagli dietro, stagli dietro. Ci sono dei momenti in cui bisogna chiacchierare noi, perché insomma, la gara la lui beve. Poi guarda, la ruota. Ah, ecco, ci sono i miei colleghi della Sky. Eccolo qui. Però non c'ho la maglia gialla io. Dov'è la maglia gialla? In cima. C'ho la maglia qua. Nemmeno. Perché non sono maglia gialla. Non sono primo in classifica. Voglio diventarlo oggi. Questa tappaccia, eh. Tappaccia lunga. Poi tra l'altro io su questo gioco, come ho ricordato, mentre appunto si sta incominciando la salita, però ecco, non è la pettata, ci sono due o tre pettate, vedete più avanti, il 4 e 3 ci aspettano veramente dei punti, e poi dopo c'è il 4 di nuovo, che è una pettata abbastanza importante, no? Non ci sono le percentuali, ma questa invece è una salita, ma insomma... Dicevo, questo gioco l'ho preso per del periodo natalizio a 2 euro spiccioli sullo store di Microsoft. Veramente. C'era anche la versione 2018, mi sembra. Costava 1 euro di più, ma ho detto, vabbè, se poi non mi piace. Invece, ripensandoci, poteva anche essere. Però vabbè, per fare un tour anche con questo. Le rose ovviamente sono aggiornate alla stagione 2016-2017. Qualche campione... di oggi, che magari è un po' più giovane, non c'è. Insomma, ragazzi, lo spirito è quello di provare tutti i giochi, e noi stiamo provando anche questo, che magari rispetto agli altri giochi sportivi che sono presenti sul canale, ma insomma, anche sugli altri canali, qui c'è più la tecnica, scusate, la tattica, cioè tipo questa di attendere, di stare dietro, di non dare, cioè di dare più importanza alla forma e arrivare appunto alle fasi salienti, come in questo caso qui ci sono almeno 3 fasi salienti prima dello scatto finale, che sono fondamentali per la riuscita della tappa stessa. Infatti oggi mi presento a voi senza la barba, o perlomeno con un accenno di barba. Era avuto a noi essere barbone, e quindi cambiato un po'. Tanto noi siamo 48esimi, siamo nel punto, diciamo, quasi più alto di questo un terzo di gara. Mancano 148 chilometri all'arrivo. Il nostro chicco è appunto 48esimo, ora 49, vabbè, si va a una media di 42 chilometri orari, ora 43, ora 44, ma diciamo una media 40 chilometri orari. Siamo in scia, non voglio ancora uscire, credo che uscirò dopo
dove appunto sulla mappa vedete la S. Io credo che partirò con la sgambata, quindi mi leverò di torno tutti questi personaggi solo lì. Devo vedere come arrivo lì, ovviamente, però insomma credo che farò una cosa di questo. Intanto non siamo più a scia nessuno, sì, se abbiamo scia di lui. Seguiamo la scia di questa persona. Intanto siamo già a 20 minuti e siamo al terzo. L'ho detto, più o meno l'episodio dura un 40 di minuti. Spicciolo più, spicciolo meno, ma vabbè. Ragazzi, mi hanno tenuto in simpatia del faccione. Non hanno prezzo, non hanno prezzo. Vedo che quasi nessuno ha attinto dalle proprie borracce. Quindi, il nostro nome impronunciabile Kitawoso, non lo so se si chiama così, noi lo chiamiamo simpaticamente Kikko, è uno dei, diciamo, dei primi. Non è in testa perché abbiamo giocato male nella seconda tappa, abbiamo vinto la prima tappa e nella seconda invece non siamo riusciti a dare quel, non so che, perché appunto essendo prima Yori di questo gioco abbiamo dato tutto all'inizio, poi ho fatto la cosiddetta scurreggia, cioè siamo letteralmente scoppiati, quindi conseguenza non siamo riusciti a nello sprint, perché poi alla fine eravamo tra i primi, però nello sprint ci hanno superato tutti, siamo arrivati sui 10. Comunque guardate l'episodio perché è stato molto interessante. Anche lì tappa molto lunga. E qui siamo quasi a un pochino meno di metà della tappa, sono 139 km. It's going to be difficult. Metà è intorno a dove c'è il prossimo 4. Dove ci sono, c'è una rupice discese, salite. Ho dentro visti villaggi. Dovremmo essere sempre dentro. Non ancora in Francia. Vai. Devi costantemente proteggere dal vento per usare meno energie. Questo perché permette ai ciclisti di fare la differenza alla fine della gara. È vero. È per quello che io sto a scia. E c'è vento, però io gli alberi sono fermi. Quella grafica, ragazzi, è molto bella. Mi piace. Non gli davo due spiccioli, questo video. Guys, don't forget il nostro leader. Comunicazione importante, per questo abbiamo la cuffia. Is important. That's why we have Teamcom. Ma mi devi proteggere, non è che mi passi avanti. A Giocondo. Bandiera tedesca, perché? Non siamo un Belgio. Ah, forse sono tifosi. Noi siamo un polacchi, è il nome. Lo si può tranquillamente vedere. Allora, ora siamo, diciamo, nella fase della discesa, Apprezziamo questo piccolo paese. Là, che curva questa! Ah, pisa bene, vai. Ragazzi, siamo, diciamo, poco più di un terzo di gara e la nostra energia è sempre al massimo, quasi al massimo. Non abbiamo ancora utilizzato le borracce, quindi credo che si sta facendo un'ottima gara. Ora ci aspettano poi i punti 4 e 3, che sono veramente... Poi c'è anche l'altro 4, che se a queste punte, ragazzi, in cima, mia, proprio si va di testa. Sono curioso, Poi c'è quella lì, dopo tra il 4 e 3 c'è quella V. Stiamo scendendo ora. Vai. Vedi?
Quello di una fatia, noi di scia. Vai di scia che non si consuma nulla. Bravo. Vagli dietro, vagli dietro. Ma con calma, non facciamo affondi ora, non ha senso. Poi ci sono i punti 4 e 3 e poi di nuovo 4, che si deve arrivare lì come ora. O comunque vicini a questa forma, perché sennò non ci si fa a finire la gara. Invece in maniera molto intelligente si sta dietro a questo, si scopre un po' i panorami, si guarda tutto. Questi paesi. E ora c'è la salita. Piccola salita. Quasi 4%, 3,6, 3,3, insomma. Ora c'è un po' di salita. Noi non si sta durando fatica, perché si sta miscelando le forze. Si dice sì? Risparmiando. Allora noi ci abbiamo però, vedete, Team Sky. Ci abbiamo comunque la maglia con gli scacchetti rossi, quindi qualcosa ci abbiamo. Però stiamo dietro a qualcuno. C'è pendenza, ora riparte la pendenza perché c'è un sale e scendi e si stiamo avvicinando alla gola, quella prima del 4, dove praticamente corrisponde a metà della gara. Siamo a 120 km dall'arrivo. Il gruppo, noi siamo sempre in mezzo al gruppo, siamo nel mezzo al gruppo proprio. Non voglio fare scatti, non voglio fare assolutamente nulla, anche perché, ripeto, io dopo il punto 4, il secondo punto 4, incomincerà la mia gara di raggiungimento del gruppo. Ovviamente dovrò vedere come ci arrivo lì. Tanto ora, un po' di minaccia alla presidenza generale e ha deciso di far correre. Non ho capito bene. Vai. Piano piano. Stando a 23 km, credevo fosse più piano. Forza, lo scarto aumenta, ma niente panico, ragazzi. Sono innocui per la classifica generale. Sì, sì, lasciali sta. Ma non ha capito anche il nostro navigatore che qual è la mia tecnica, la mia tattica, ragazzi. Se no, allora c'è la salita. Vai, ci stiamo avvicinando a metà della gara. 116 km all'arrivo. E mezzo. Sempre tanti. E là, sono passato nel mezzo. Bug. Abbiamo assistito al primo bug. Noi abbiamo attraverso. È un fantasma. Ci sono tutti i nomi, vedete, che non li conosco nessuno. Bonson, lui siamo davanti a Howson, che sta andando abbastanza bene. Vai. Siamo ripassati nel mezzo un'altra volta. Vai. Tanto siamo 26esimi nella classifica generale, quindi non siamo lontanissimi dalle prime posizioni. Quindi credo che si possa tranquillamente. Tanto siamo già a quasi mezz'ora dall'inizio del video, quindi ve l'ho detto, queste gare durano più di 40 minuti. Come video più o meno è questo, però insomma, ragazzi, 100-200 km, 40 minuti, magari. Tanto vediamo che c'è. Noi stiamo dietro a Hudson, che non ci fa praticamente. Addio, ecco, bravo. Non ci fa, dura fatica. Poi noi possiamo tranquillamente. E siamo arrivati a metà quasi della gara, perché io ritengo che la gola sia metà della gara. Ora c'è una bella discesa. Questa puntina qui, molto vicina al primo, perché praticamente la classifica la vediamo, ecco, ora la capisco ora. La vedo lì dalla, diciamo, dalla sezioncina. Vedete il punto, il primo, e poi c'è il gruppo. Quindi ora c'è la discesa. Ora siamo in discesa. Discesa. Non duriamo fatica nella discesa. Lasciamole andare. Bravo.
bella curva, ragazzi, ho imparato a guidare. Vediamo, vediamo che ho una fame. Ho una fame, non so come fa a pedalare lui. Quindi muoviamoci a finire questo video, perché vado a mangiarmi delle pizzette. Sto registrando intorno all'ora di pranzo, quindi questo periodo qui, ragazzi, trovo difficoltà anche a registrare. Oltre a fare le live, trovo grosse difficoltà anche a registrare. Il lavoro con le giornate più lunghe dura di più, ora neanche io lavoro all'aperto, però insomma, seguendo cantieri, che è il mio lavoro, sostanzialmente più lunga la giornata, più i sopralluoghi su cantieri, verifiche, incontri, si fanno arrivare più tardi, quindi trovo grosse difficoltà a fare video e soprattutto le live. Poi con questo caldo, dopo magari una giornata fuori, arrivi, mi servo, come dire, come non vorrei essere col nostro Chicco, arrivare praticamente, ecco, siamo ora praticamente a metà della gara, 100 km dall'arrivo, 105 km all'arrivo, ora 103. Siamo a metà della gara e la nostra, diciamo, forza è più o meno la stessa dell'inizio. Minimino, ovviamente. Però noi siamo sempre al 34esimo posto, ma non ci interessa. Vediamoci intorno questo. Ora poi ci sarà un'altra salita, quindi ancora c'è tempo. Mucchione, ragazzi, mucchione, le varie bandiere, che lo sa, le bandiere sono Olanda, Germania, King of the Mountain Sprint in 2 km for the breakaway group. Svizzera, Italia c'è, eh? Ma è un italiano, potevo prendere qualcuno italiano, invece no, potevo prendere il polacco. Vabbè. Magari poi faremo una gara particolare, ragazzi. Una giornata in cui la dedicheremo, magari in live la dedicheremo al Tour de France 2017, faremo una gara particolare, una gara sola, magari di 300 km, così durante un'ora, e prenderemo un atleta italiano. Eccolo, eccolo lì, addio, dove vai? Oh, no! Chi sta seguendo? Oh! No, non prendere iniziative! Non prendere iniziative! Le iniziative sono sempre le peggiori. Segui lui, signore, si segue il Gibberu Francis della, non si capisce qual è, team. Prima è lui. Ecco la salita. Questa è la salita molto simile a quella che, diciamo, ce ne sono altre due salite toste, eh? Poi dopo siamo più o meno, cioè, quasi dopo l'arrivo, però io direi che su tutte sale e scendi, che casino, si arriva in salita, quindi bisogna cercare di capire come. Io penso che 3 e 4 sono i gradi delle salite, se abbiamo una pendenza del 6 e 5, e da dopo poi tosta, gara tosta, tutta in salita, ma su tutte così. Vai. Che curva. Siamo sempre dietro al Gilberu. Però ci sarà un'altra discesa. Da praticamente noi oggi abbiamo gareggiato per vincere la tappa, non per vincere altre cose. I gran premi della montagna non abbiamo puntato a questo. Abbiamo puntato a finire la gara. È 18, diciamo il 6% quasi di dipendenza, che sarebbe la puntina. Poi c'è la discesina, poi c'è un'altra salita. Commentare questa tappa non è facile, perché poi bene o male, insomma, si alternano. Se ci fate caso, non conoscendo i piloti, i corridori, i piloti, non dico niente sui corridori, quindi dico solo appunto che
noi siamo al momento 22esimi, quindi siamo molto vicini nel caso in cui voglio attaccare. Dai, abbiamo ora siamo su Tomont. The next King of the Mountains Summit is ranked as a third category. Only the first two riders over the top will score points towards the best climber classification. And un pochino lì nel mucchione lì. Tutto lì c'è la salita, eh. Ora c'è la salita numero 3, quindi terzo livello. Poi la quarta. Il terzo livello vuol dire, però insomma. The gap between the peloton and the escapees is stable. Siamo al 94esimo, eh? Ora sei un po' esagerato. Sei un po' esagerato, ora un po' troppo staccato. Eccola questa salitona, tutti appicciati. Non duriamo fatica, anche se 13%. Meno male di grado 3, mi penso 4, 3, 3 è quella più tosta. Da là, 9% di dipendenza. E noi per ora siamo sempre lì, eh. Stiamo dietro a Maika. A Mayaka. E poi dopo. Salito qui. Nella discesa si cerca di recuperare le posizioni. Siamo 88esimo. È una gara di, diciamo, di tattica più pura, considerando che questa taglia a dire ora la sto superando, c'è il 10%, ragazzi, mi sto anch'io un pochino, vediamo se ne vale la pena, se ce la faccio anch'io a fare, ma non dura fatica, perché addio, ora sto durando fatica, perché questa è la pendenza mostruosa, e anche l'arrivo, ragazzi, addio, devo, chissà che devo... Meno male, vai, ho ripreso. Ok, 2%. Era dura, quindi, eh. Ora si è superata questa, ma siamo 78esimi. Allora, cerchiamo ora di aprirci un po' un varco, perché troppo lontano poi diventa un problema, eh. Sto aprendo un varco, ma è un gran casino. Però è un casino aprirsi un varco ora, eh. La discesa bisogna cercare di superarli, ma è un casino superarli, eh. Sto lanciando, ma riecco la salita. Bisogna recuperare un po' di posizione, che 80esimi non era possibile. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Vai. Ok, ora ci siamo. Siamo ritornati un attimino in un punto più giusto, dove poi si può fare le nostre considerazioni. Intorno, non scendere sotto il 40esimo posizione, altrimenti diventa un problema. Tanto la forza l'abbiamo recuperata tutta. Però è stata dura, la 3, quindi l'arrivo è veramente affettata. Quindi diciamo che la 3 e la 4, però io a mio avviso, allora, ho perso di nuovo. E io sono più veloce, eh. Sto prendendo in mano la situazione, cercando di recuperare il recuperabile. Uscite tra lui.
Però la speranza è tenga. The breakaway is losing its lead. E dove sono primi? Ragazzi, sono 73 km all'arrivo, eh. Però ci abbiamo ora un'altra pettata. Poi si cerca di un attimino di andare a prendere i primi posti. E paura è che ora che c'è la discesa, forse è meglio andare a prendere i primi posti. Forse, eh. Ah, non le vedo. Vediamo un po' se si riesce, eh. Sì, vabbè, se mi sorpassi non mi interessa. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. Ci sono. Dove cazzo sono? Mettiamoci dietro. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. Oh, allora. His teammates are riding to protect the jersey. No, ho riperso tutte le posizioni. E io purtroppo sono così. Riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Vai. Segui lui. Its difficulty is listed as a category 4. Però non si vedono verso quell'arcio. Che pigliano, vanno. La salita. C'è la salita. Lasciale andare, sennò si dura fatica e basta. Dopo superata questa fatica, questa qui bisogna andare per conto nostro. Bisogna cercare di puntare e arrivare tra i primi. È 8%. Questa è la salita mostruosa. Là, si sono fermati tutti. Alade, che appicci uno, oh. No, non ci credo. Siamo centesimi. Va bene, dai. Facciamo questa salita, 4, che è 8%. Vai. Superiamola. Stu, boom, boom. Pedalate. Si è scelto il più sciagattato dei mali mortacci, su. Composizione. The gap is growing. Don't worry. They're not well played. Vai. Noi si punta ad arrivare in fondo senza averci l'affanno la volta scorsa. E ora si scende. Via. Ora si scende. Ora bisogna recuperarli ora, eh. Ora è il momento di dare tutto. Non siamo più forti. You're over revving. Reduce the tempo or you'll pay the price. Forza, Chicco. Pigia. Addio, andavo fuori. Siamo troppo lontani, via. No, Chicco. Riecco la salita. Niente, via. Una gara del cacchio anche questa. Peccato, perché... Siamo 156esimi. Mi sembra si sta peggiorando.
poi è un casino levarsi su questa gente. Ce la fa più. Devo prendere da B. Allora. Se prende da B come si fa? Non lo ricordo più. Ultimi, via. Vabbè, abbiamo risbagliato. Cosa? Premi Y per il movimento e tieni premuto Y per utilizzarlo. Ok. If we want the stage victory, we're going to have to set the tempo, guys. Go, go! Go, go, ha ragione. Ultimi. Cioè, veramente, giocato malissimo per l'ennesima volta. È una bella ripresa. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. Ce la fa più. Crollo. Grazie, non so giocare. Continua nelle mie saghe di giochi sportivi e non saper giocare. Ero convinto, ora nella prossima tappa vado avanti, vedrai. Qui è possibile raggiungerli. Tieni un ritmo minimo. Via, andiamo a provare. Tattico, sì, vai a riprendere. Dai istruzioni ai membri della squadra. Ma non li piglio più. Go, go, go. He's been dropped. The stage is too much for him. Mancano 40 chilometri. The intermediate sprint is nearing for the men at the front. The first man across will glean 20 extra points towards the points classification. Collective fall. It may create gaps. Boia. Che finaccia. Rifaccio il crollo. Vabbè ragazzi, puntate del dito fasciato, veramente. Siamo arrivati non ultimi, ma insomma si arriverà ultimi, perché questo crolla. Non ce l'ho più bibite. Andiamo un po', Peggio dell'altra gara? Siamo 160esimi. Crollo. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton.
controllo. Ma è una gara tra poveri, oh. Here's the winner of the intermediate sprint. Caroli. Ma che pigli? No, Leoni Dupino. Si sta avvicinando lo scatto intermedio. Per entrare tra i primi video viene tenere i punti presenti della maglia verde. Se la maglia verde di terza è presa nel momento di scattare. Continua a mostrare. Ma cascato se sono in fondo. Ma c'è certe informazioni da... Non vedi che sono 161esimo, ma che cazzo di formazione mi dà? Ho fatto un'altra gara del dito fasciato. No, ho fatto un'altra gara del... ma brutta. Lo vedi, non ce la fa più. Ho fatto un'altra gara sbagliata. Qui si crolla, non ce la fa più. Mamma mia. Diamo qualche tattica, dai. Allora. Lui. Composizione. Va a riprendere il gruppo di testa. Tieni il ritmo minimo. Attendi il gruppo dietro di te. Va a riprendere il gruppo di testa. Io voglio questo. Che gara brutta, peggio di quell'altro. Ora la prossima. Dio, mi sta andando giù anche il coso. Vabbè, mai, ragazzi. La prossima voglio farla tutta di in testa già dall'inizio. Tanto è inutile. Qui non riprendi mai, poi magari ci posso rimanere. Non li pigli più, che crolla. Crollo. Last time check with the breakaway. 1 minute. Un minuto. Tanto un minuto si perde. Ma 172esimo. Ragazzi, così però mi fa veramente schifo, eh. Come siamo? Non si fa più. Lo vedi? Non ce la fa più. E non c'è ora la ossa. Ultimo, via. So quanto è l'ultimo. Che figura di cacca, ragazzi. Non li pigli più. Vabbè, dai. Peggiore, gara peggiore, ragazzi. Sarebbe da nulla alla, ma se non fosse perché è 53 minuti di video... L'avevo già montata. Non ho più nulla. Meno male c'avevo la roba. Tieni un ritmo, non ce la fai a prenderlo. The race is now entering its final chapter. There are less than 20 kilometers to go for those at the head of the race. Smith, tieni il ritmo, attendi il gruppo dietro di te. Vai a riprendere il gruppo di testa. Ehi, che idea. Questo non ce la fa nemmeno a finire la gara, te lo dico io. Ma io mi sembrava di aver fatto una tattica nuova, invece. Buona, invece ha fatto schifo. Si arriva ultimi, peggio della gara precedente. Là, si arriverà, si perde tutto. Ma la volta precedente si era vinta almeno qualche tappa intermedia. Qui si vince una sega. Vai, crolla, crolla, crolla. Niente, tanto ormai.
non si riesce nemmeno a finire sta maledetta gara. 7 primi, siamo settimi ora. Mamma mia, che gara scellerata, che gara scellerata. Ma io ero convinto di averla fatta bene. Va piano piano, vai. Tanto ragazzi, mai questa è andata. Ora c'è l'ultimo pezzo, l'ultimo 20 km. His team is riding for the overall standings. The front of the race will struggle to widen the gap. Non ce la fa nemmeno dietro lui, oh. Looks like he doesn't want to let too many people get away, so he's got his team riding. Però c'è l'ultimo pezzo. Only 10 kilometers left. 10 kilometers from the finish for the head of the race. They can believe it's possible if they still have something in the tank for the final short climb. Oh. No, ma veramente, cioè, la volta scorsa siamo arrivati mai. Però noi siamo settimi, a 7 primi e 46 secondi da dodicesimo, non ci si avvicina la sega. Però poi ci diranno. Brutta prestazione, brutta gara, veramente brutta gara, gestita male molto probabilmente. Sono stato sempre dovuto stare dietro ai primi e non lasciare i primi che andassero. Sarà esperienza per la prossima tappa, ragazzi, ce ne sono tante tappe. Però peccato, perché dal primo posto siamo arrivati secondi e ora penso siamo, non so se sono dodicesimi o sesti, non lo so, quindi vediamo, poi c'è la classifica generale. Però si è perso sicuramente qualche punto. Tanto ragazzi, mancano 13 km all'arrivo. Ci si sta, ora c'è una bella discesa. Noi non possiamo più fare scatti, perché non ci si fa. Si deve stare a scia. Io direi però, siccome non voglio stare a scia di nessuno, sta a scia a lui, magari per ottenere un piazzamento migliore. Piazzamento migliore. Begin the climb to the finish. Victory should be contested between these riders. Allora, fa tutta sborata lì, poi sborona lì. Tutta questa grande cazzata che ho fatto. Ma vaffanculo, vai. Siamo alla fine, siamo alla fine. Non si può più far scatti, ma come mi gira con gli omberis? Dove siamo? Ecco la discesona, la salitona lì. Vediamo un po' di fare lo scatto, magari non arriva a 180esimo. Mamma mia signore. Change of leader in the overall youth standings. Prima è arrivato lui a 4 ore e 29. The overall youth standings. Addio, ma che curva fai, Chicco? Mamma mia, ma c'è la salita, Non si arriva, l'arrivo in salita. Vabbè, busciamoli tutti questi.
undicesimi siamo, a 1,7 km dall'arrivo. Abbiamo perso 10 posti. Una gara scellerata, una gara scellerata, l'arrivo in salita. Non ci si fa più, non si arriva, non si arriva. Ve lo dico con tutto il cuore, non si arriva. 1 km. Crollati. Arriva 184esimo. Che vergogna. Delusione, delusione più completa. Che schifo, delusione, eh? È a 11, non siamo arrivati ultimi, ma 180esimo, ragazzi. Si è fatta una gara veramente brutta, sbagliando la tecnica, anzi la tattica, la tecnica, non c'è la tecnica. La tattica veramente errata, sono arrivati tutti. Ora vediamo un attimino noi dove siamo arrivati, ma veramente c'è un'ora di stage to forget. Ma che schifo, veramente. The means to be amongst the front runner. Sì, and we didn't even get to the top 10. Allora, disappointment. Ha vinto Pericon, poi c'è Bucket, Vekon, Hansen, Le Mans, Erviti, Grivo, Brosch. Questa è la classifica della TAP. Noi siamo arrivati? Mi sono sperato? No. Il mio piazzamento Tom di Sky è lui. Allora, vediamo un po'. Miglior classifica scalatore della tappa? No, non si è fatto nemmeno quello, ragazzi. La volta precedente, sì. Appunti. Classifica punti nella tappa. Allora, becco 32 punti. Noi, niente, ovviamente. Giovani ciclisti nella tappa? Niente. A squadre nella tappa? Poi siamo proprio massima. Sky terzi? No, oh, magari bella. Classifica combattività nella tappa? Oh! No, niente, noi non ci confondiamo, perché sì. Noi siamo arrivati lì, guarda l'altro. Siamo 9 km, si è combattuto. Classifica data, ma è la classifica della tappa, ma io voglio dove siamo ora. Cioè, io volevo capire, classifica giovani ciclisti, a squadre, combattibilità, classifica della tappa, ma non c'è la classifica? La mia squadra, Sky, 55. Classifica generale, eccoci. Classifica generale. Noi siamo scesi, ragazzi, Sera secondi, noi siamo a... O dov'è la mia squadra? Nuovo leader per il comfort, 140 posizioni. Noi? Dov'è Kiko? E più Kiko. La mia squadra? Eccolo qui. Classifica generale, Chicco, oh, 181esimo, non ci posso credere, eravamo secondi, eravamo questa tappa qui, siamo letteralmente scoppiati. Meno male c'è Toms, 11esimo, ora vediamo se si cambia, Chicco si leva di torno e si va con Tom, ma adesso si sciupa anche lui. Ragazzi, però, infatti noi si è perso 179 posizioni, ragazzi. Aspetto dei vostri commenti veramente pessimi, ma sono accettati tutti i peggio commenti. E Kim Son lì, non so come si pronuncia, per gli amici Chicco ha fatto veramente la botta, ha perso 179 posizioni. Vabbè, vorrà dire che peggio di lì non si può andare, oppure può essere. Quindi, ragazzi, io, se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto lo posso capire, comunque commentate, Gabriele sicuramente commenterà. E spero nella quarta tappa di fare una figura un po' meno mischia. Io vi saluto, vi do appuntamento. Ai prossimi. Ciao ragazzi.